Nasce la cabina di regia istituzionale per gestire i fondi del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza sul territorio torinese. Nell'auditorium della città metropolitana il sindaco Stefano Lorusso, il presidente della Regione Piemonte Alberto Cirio e i rettori dell'Università Stefano Geuna e del Politecnico Guido Saracco hanno illustrato il piano di lavoro alle forze economiche, sociali, culturali, sportive, ai sindaci del territorio e alle rappresentanze istituzionali. È un esperimento a livello nazionale, tanto più importante, perché ammontano ad oltre 4 miliardi di euro le risorse del PNRR e della programmazione comunitaria che interesseranno Torino e la città metropolitana fra il 2022 e il 2029 e che saranno gestite dall'amministrazione del capoluogo, da quella metropolitana, da quella regionale e dai due Atenei. Un'occasione unica per rilanciare l'economia locale, superare la crisi economica e sociale generate dalla pandemia, realizzare la transizione ecologica e digitale. Sindaco, parte una cabina di regia, una modalità anche di gestire un'operazione così importante che farà scuola, che farà, aprirà una strada. Noi siamo consapevoli dell'enorme responsabilità che oggi grava sugli amministratori di questo territorio, che è quella di programmare, di pensare il futuro e di utilizzare al meglio le risorse economiche che arriveranno nelle prossime settimane, nei prossimi mesi, nei prossimi anni, perché Torino deve ripartire. Ha l'occasione per farlo, occorre fare sistema e fare squadra. È un modo anche per essere città metropolitana, finalmente. Siamo qui simbolicamente nella città metropolitana perché la dimensione della ripartenza è una dimensione metropolitana, è proprio la città metropolitana la dimensione territoriale più importante, più rilevante, e anche la città di Torino potrà giovare da questa impostazione. Quelle risorse un giorno, lei lo ha ribadito, bisognerà restituirle e renderne conto, è per questo che nasce questa cabina di regia. Beh, i soldi non te li regala nessuno, tantomeno le banche e tantomeno l'Europa, per cui è evidente che noi questi soldi prima o poi dovremmo, come sistema paese, restituirli. Saremo in grado di restituirli se li avremo investiti per produrre ricchezza e non per produrre spesa. La politica è maestra nel produrre spesa. Ecco, invertiamo la tendenza e soprattutto condividiamo. Oggi qua c'erano gli imprenditori, c'erano gli operatori privati, perché come questo lavoro dobbiamo farlo insieme Comune e Regione, dobbiamo farlo insieme anche alle aziende, perché solo se aiutiamo le aziende ad assumere avremo l'occupazione.